Ciao gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo in un nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi parliamo di tre cose che ho imparato stando su YouTube da ormai tanti anni. Non è una tipologia di video che porto spesso, ma credo che potrebbe essere simpatica questa cosa. La prima cosa in assoluto che ho imparato su YouTube è che la timidezza non ci porta da nessuna parte. È difficile parlare davanti a un telefono o ancora di più se si tratta di una videocamera. Ma questa cosa è un impedimento che dobbiamo superare, perché più saremo timidi e impacciati davanti alla videocamera e più faremo difficoltà a creare dei contenuti che ci soddisfino e più faranno difficoltà le persone a guardare i nostri contenuti e a sentirsi a loro agio sul nostro canale. Quindi la timidezza va eliminata assolutamente. Come si fa ad eliminare la timidezza? Semplicemente bisogna sperimentare, bisogna continuare a creare, bisogna continuare a fare video e man mano vedrete che vi diventerà sempre più naturale parlare in camera e farete sempre meno fatica a farlo. Tra l'altro, parlare ad una videocamera potrebbe aiutarvi anche a diminuire la timidezza quando andrete a parlare con altre persone. Io non sono mai stata una persona così sociale, non lo sono nemmeno adesso, però comunque anziché diventare rosso pomodoro quando parlo con qualcuno che non conosco, adesso non lo divento. Quindi già è un punto a favore. Ma scherzi a parte, passiamo alla seconda cosa che ho imparato stando su YouTube. La seconda cosa fondamentale che ho imparato su YouTube, che non mi serve solo per YouTube ma nella vita in generale, è imparare a fregarmene delle opinioni da persone che non conosco. Per fregarmene delle opinioni da persone che non conosco non vuol dire che ogni cosa che mi diciate eccetera io non ne tengo conto, ma semplicemente se vedo che è un commento senza senso volto solo ad insultarmi, ovviamente quella cosa non mi fa né caldo e né freddo. Però è ovvio che se invece di un commento senza senso si tratta di un commento con una critica costruttiva, quindi magari una cosa per dire ad esempio non fare questa determinata cosa ma fai quest'altra, allora lì ci siamo, lì ovviamente ne tengo conto e mi fa anche piacere, perché ovviamente le critiche costruttive sono sempre utili per potersi migliorare. Quindi diciamo questi commenti costruttivi servono un po' come da lezioni di vita. È ovvio che essendo umani sbagliamo, ma è anche importante saper riconoscere i nostri errori e quindi andare a cambiare quelli che sono stati i nostri errori e trasformarli magari in nostri punti di forza. Interrompiamo il video per presentarvi un epic fail di Irene che le stava costando l'attrezzatura. Porco questo l'ho scassato, l'ho rotto. Infine, l'ultima cosa che ho imparato stando su YouTube è l'importanza di avere delle persone che sanno quello che fai, che capiscono e che ti supportano. E questo perché? Perché la strada di YouTube non è affatto semplice. Ok che di solito si apre un canale perché si vuole far conoscere la propria passione ad altre persone, ma a volte ci si fa prendere troppo sul serio da determinate cose che non dovremmo considerare più di tanto. Ad esempio, magari ci rendiamo tristi perché facciamo pochi numeri, ovvero poche visual, pochi iscritti, pochi commenti, o addirittura non ne facciamo proprio, o ancora possiamo essere tristi perché magari c'è qualcuno che ci insulta senza motivo, i cosiddetti haters, o comunque le persone a cui quello che facciamo per qualche ignoto motivo non interessa e pensano bene che romperci le scatole possa essere la scelta più giusta. E a volte quindi, per non farci influenzare da questa negatività, abbiamo bisogno di persone che sappiano quello che facciamo e che ci stanno vicine magari dandoci dei consigli o aiutandoci a riprenderci da questi commenti o queste cose che non vanno bene. Ovviamente per persone vicine non intendo per forza amici, genitori o parenti, ma anche la nostra community su YouTube, quindi magari quelle 3 o 4 persone che comunque guardano i nostri video, a cui piacciono i nostri video e che magari ci supportano giorno dopo giorno. E proprio a proposito di community, volevo ringraziarvi perché probabilmente senza il vostro supporto tutto questo non sarebbe stato possibile. Stiamo crescendo davvero tanto da quando ho cominciato a fare 2 video a settimana e stiamo creando comunque una piccola community qua su YouTube Italia, che di sicuro non è una cosa da poco, anche perché comunque dedicate parte del vostro tempo giornaliero per guardare i miei contenuti, per darmi un vostro feedback riguardo i miei contenuti, e questa è una cosa che non può farmi che piacere ovviamente. Quindi sì, diciamo che da YouTube, più che lezioni su YouTube vere e proprie, ho imparato delle lezioni di vita, delle cose che mi sono servite anche
determinate amicizie che poi ho cancellato dalle mie amicizie e tutte queste cose qui. Mi sono aperta gli occhi, diciamo. Tra l'altro, un'ultima cosa che reputo fondamentale di YouTube è il fatto che mi abbia permesso di fare amicizie con persone da altre parti d'Italia che probabilmente altrimenti non avrei mai conosciuto. E a parte queste, anche delle amicizie con persone che comunque abitano più o meno nei dintorni di dove abito io e con cui giornalmente scambio chiacchierate o comunque uscite, eccetera. Quindi sì, diciamo che YouTube mi ha aiutato sotto tanti punti di vista e che sicuramente ha ancora altro da offrire. Quindi per me YouTube, oltre che un punto, diciamo, dove carico contenuti che sono un po' il diario della mia vita, è anche un punto di incontro con altre persone che magari hanno le mie stesse passioni o con magari altre persone che vogliono semplicemente fare qualcosa insieme e cambiare un po' quella che è la monotonia di questa vita, soprattutto ormai con il Covid e tutte le varie restrizioni. Quindi possiamo dire un po' che YouTube è come se fosse uno sport, diciamo. All'inizio siete impacciati, però man mano che poi andate avanti diventate sempre più bravi e conoscete anche nuove persone e tante nuove cose. Non so in realtà se il paragone dello sport sia il più adatto, però penso di avervi passato quello che volevo intendere con questo video. Non so, magari fatemi sapere se avete capito quello che intendevo dire con questo video e se condividete o meno le mie opinioni al riguardo. Ovviamente fatemi sapere anche dal vostro punto di vista YouTube perché vi è stato utile, se vi è stato utile o se invece avete trovato solo dei lati negativi e soprattutto quali sono questi lati negativi. Ovviamente anch'io ho trovato dei lati negativi in YouTube, ma diciamo che comunque sono stati sovrastati dai lati positivi che invece ci ho trovato ed è per questo che comunque continuo a caricare i contenuti su questa piattaforma, altrimenti probabilmente me ne sarei già andata un bel po' di tempo fa. Quindi niente ragazzi, queste erano le tre cose che ho imparato su YouTube, spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e noi ci vediamo prossimamente con prossimi video, sempre qua sul canale. Bella!